settimana scorsa la partita è stata trasmessa in streaming, quindi abbiamo visto un po' una prova che per quei difensori a Castellanza non è stata sicuramente tra i migliori, ma poi tutta la squadra. Oggi invece è incommiabile, avete limitato veramente solamente nel finale un tiro da fuori di Alvitrez. Partiamo da settimana scorsa, cosa è successo in quel primo tempo a Castellanza? Ma cos'è successo? Il calcio è successo. Ne parlavo prima col presidente, a livello di gioco la partita di Castellanza è stata forse la migliore sotto il punto di vista del ritmo, della precisione, della transizione, tante cose. Non è mancata l'anima, che è quella che fa la differenza, quella che ha fatto la differenza anche oggi. Quando il Vado ha la sua anima, il Vado non sbaglia. Oggi eravamo molto più stanchi rispetto a Castellanza, penso si vedesse. Non è stata la miglior partita che abbiamo fatto, ma non abbiamo concesso niente. Potevamo raddoppiare, abbiamo trovato un gol su questo rigore che è figlio di un episodio che però abbiamo provato in settimana, quindi è figlio del lavoro. È cambiato quello. Poi si può parlare di disattenzioni, non disattenzioni, ma chi capisce di calcio, chi rivede i video, chi analizza, abbiamo analizzato in settimana insieme al mister, paradossalmente, quando abbiamo subito il gol abbiamo fatto delle cose buone, che sono state cancellate poi da degli episodi sfortunati, solamente quello, però nessuno parla del Vado che aveva sempre il pallone ai piedi, nessuno parla del Vado che ha messo forse una delle squadre più forti per 45 minuti nel secondo tempo nella sua area di rigore, abbiamo sfiorato più volte il 3-0 e il 3-3, nonostante sfido chiunque ad entrare in campo sul 3-0 fare una partita del genere. Abbiamo corso, noi abbiamo i dati di GPS, sono stati i dati di corsa più alti da inizio campionato. Ripeto, c'è stato tutto, ma tutto bene. È mancata l'anima che oggi c'è stata.